si lascia la Bosnia e si entra in Croazia. Frontiera croata andata, si va verso Zagabria. Buongiorno, oggi 11 settembre 2023, stiamo andando a Zagabria. Oggi faremo 150 km, così ci avvicineremo alla città in maniera che domani faremo uno step in un ostello per rifucillarci un po', doccia, poi proseguire la volta di Ljubljana. La mattina fa molto freddo, però il giorno è caldo, si sta bene a coprirsi bene. Sto percorrendo questa strada tutta in pianura che porta dal confine tra la Bosnia e la Croazia a Zagabria. È tutta una strada in pianura, qua c'è un alto piano, una vallata bellissima. Molto bello, molto bene. Ce ne andiamo verso Zagabria, posti molto tranquilli. Vediamo cosa ci prospetta la Croazia. Abbiamo lasciato ieri la Bosnia, dopo 3 giorni/4 ho fatto il botto, ci è mancato poco, perché lui con il suo trattorino vuole comandare. Vado a comandare, sono in tangenziale e vado a comandare. Bambini che vanno a scuola, mesti mesti, faccio un po' tristi, però dai. E vabbè, ricordo anch'io quando andavo a scuola i primi giorni eri felice perché rivedevi compagni di scuola, ma poi dopo già il secondo e il terzo giorno iniziava la routine. Non mi è mai piaciuto andare a scuola, però con il senno di poi invece avrei dovuto studiare di più, ma questa è un'altra storia. Adesso concentro esclusivamente su questa pedalata mattutina. Tutta così, ragazzi, tutta in piano oggi. Eccomi qua, ragazzi, e bentornati sul mio canale. Dopo aver lasciato le colline bosniache e sottolineo le fatiche dei giorni passati, andiamo spediti verso Zagabria, attraversando paesini turistici e non. La strada inizia a farsi più dolce e con la pianura le nostre gambe finalmente iniziano a rilassarsi un po'. Percorriamo chilometri e chilometri costeggiati da abitazioni lungo il percorso fino ad arrivare alla capitale croata. Welcome to Zagabria. Adesso breve visita della città, poi ripartiamo. Thank you.
verso la Slovenia. Veramente spettacolare la chiesetta. Non male, veramente non male. L'ingresso in Slovenia è sorprendente, cambia proprio radicalmente tutto. Alla tutte le abitazioni, verde, paesaggio. Che stradine, Emanuele? Allora va. Bello. È già proprio sorprendente la Slovenia. Ci regala le ultime pedalate di questo fantastico viaggio prima di rientrare in Italia. Tra i tipici paesini e i panorami verdeggianti ci ricorda molto le nostre tipiche valli italiane e precisamente le valli prealpine. La particolarità della Slovenia sono le infinite e comode ciclabili. Sono ovunque e è da questi stati che noi dovremo prendere esempio. Ljubljana è una città a misura d'uomo con le sue splendide vie del centro città. Il fiume Ljubljanica, appunto, le dona un'impronta inconfondibile grazie ai suoi interessanti ponti molto pittoreschi. Dopo una ricca pizza farcita, l'ultima parte del viaggio per certi versi è un po' meno drammatica, perché il confine con l'Italia è in un paesino che non ricordo bene il nome, quindi evito di fare brutte figure, abbiamo avuto un triste inconveniente. Infatti la polizia locale non ci ha permesso di campeggiare, perché vi ricordo che in Slovenia non si può campeggiare. E vabbè, noi ce la siamo rischiata. Ma in tutto ciò ci è andata bene quella notte, perché dopo aver dovuto smontare tutto per non prendere una multa di circa 300 euro, di lì a pochi chilometri un signore chiamato Santo da me ha deciso di ospitarci nel suo cortile. Quanta gente si trova con il cuore buono ancora in giro per il mondo. Noi siamo stati fortunati. Grazie ancora se un giorno vedrai questo video. Ecco, due uguale. In bici domattina. Tomorrow morning. Porca, che mo andiamo. Dietro quei monti c'è l'Italia. Dopo 13 giorni siamo quasi a casa. Un bel effetto, eh? Tanto il verde della Slovenia non manca mai. We don't need no
passato in questo istante il confine Slovenia-Italia. Welcome to Italy. Bentornato a casa. Italia. Yuhuu!